Oggi parleremo di una figura molto influente e controversa della storia italiana, morto pochi giorni fa, Silvio Berlusconi. Ciao ragazzi e bentornati su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Il 12 giugno 2023 è la fine di un'epoca, è morto Silvio Berlusconi. È stato non solo un imprenditore molto famoso, ma anche una figura politica dominante nella vita italiana per oltre due decenni, conosciuto per successi e scandali. Musica e cominciamo! Parte 1. Dalla nascita alla prima televisione. Silvio Berlusconi è nato il 29 settembre 1936 a Milano, in una famiglia di media condizione economica. Suo padre, Luigi, era un impiegato, an employee, e poi direttore di banca, e sua madre Rosa era una casalinga, housewife. E Silvio è cresciuto in un quartiere, a neighborhood, fuori dal centro di Milano e fin da giovane ha mostrato di essere molto bravo a fare affari e a vendere cose. Quando era al liceo, Berlusconi ha iniziato a vendere macchine fotografiche e aspirapolvere, vacuum cleaner, di casa in casa. E dopo il liceo è andato all'università, degli studi di Milano, dove ha studiato giurisprudenza, law. Durante gli anni dell'università, per pagare i suoi studi, cantava e faceva l'intrattenitore, the entertainer, sulle navi da crociera. Questa esperienza gli ha insegnato come persuadere le persone e come essere carismatico, due cose molto importanti per la sua carriera di politico e imprenditore. Berlusconi ha iniziato a lavorare nel settore immobiliare, the real estate, costruendo appartamenti a Milano. E nel 1961 ha creato una società chiamata Edil Nord e grazie a dei prestiti, loans, dalla banca, ha trasformato un pezzo di terra fuori città in un grande quartiere chiamato Milano 2. Questo quartiere era molto diverso da quello che la gente era abituata a vedere. Aveva tanti servizi e molti parchi, ma è stato anche la base per il lancio del suo impero mediatico. Nel 1973 Berlusconi ha creato un'azienda chiamata Telemilano. Questa era una piccola stazione televisiva che trasmetteva e broadcasted solo a Milano 2. Era la sua prima esperienza nel settore dei media. In un paese dove tutte le stazioni televisive erano di proprietà del governo, l'idea di una stazione televisiva privata era molto innovativa, ma anche illegale. Telemilano è diventata molto popolare perché i suoi programmi erano leggeri e divertenti, diversi da quelli della televisione pubblica, la RAI. E Berlusconi ha continuato a espandersi nel settore della televisione negli anni successivi. Ha comprato altre stazioni televisive in varie parti dell'Italia, creando una rete, a network, che è diventata Canale 5 nel 1980. E Canale 5 era la prima stazione televisiva privata in tutto il paese. Questo è stato un punto molto importante nella carriera di Berlusconi. Ha rafforzato la sua posizione come un imprenditore di successo e ha messo le basi per la creazione di Mediaset. Mediaset sarà un grande gruppo di media che cambierà il modo in cui la televisione italiana funzionerà
Questo ha anche preparato la strada per la carriera politica di Berlusconi. Parte 2. La televisione, il calcio e l'arrivo in politica. Canale 5 diventa molto popolare perché i suoi programmi TV sono divertenti e leggeri. Nei 10 anni che seguono, Berlusconi compra altre 2 stazioni televisive, Italia 1 e Rete 4, e le unisce a Mediaset, il suo grande gruppo di media. In questi anni Berlusconi diventa amico di Bettino Craxi. E Craxi è il capo del Partito Socialista Italiano, The Italian Socialist Party, e diventerà primo ministro. E questa amicizia è molto importante per Berlusconi, perché Craxi aiuta Berlusconi a far crescere il suo gruppo di media e a creare un nuovo sistema di televisione privata in Italia. Però molte persone criticano questa amicizia e dicono che ci sono favoritismi e corruzione nella loro relazione. Nel 1986 Berlusconi acquista il Milan, una delle squadre di calcio più prestigiose d'Italia. Con l'acquisto del Milan, Berlusconi diventa una persona molto famosa, non solo nei media, ma anche nello sport. Le sue ambizioni, ambitions, e i suoi investimenti da record portano il Milan a una serie di successi senza precedenti, con la squadra, The Team, che vince numerose coppe nazionali e internazionali. Ma l'ascesa di Berlusconi non si ferma qui. Dopo il crollo della Prima Repubblica Italiana, agli inizi degli anni 90 e la conseguente crisi politica, Berlusconi vede un'opportunità, sente il bisogno di proteggere i suoi interessi commerciali. Nel 1994 fa il suo ingresso ufficiale in politica, annunciando la sua discesa in campo. Con un'impressionante campagna elettorale televisiva e un nuovo partito politico, Forza Italia, Berlusconi conquista gli italiani con promesse di maggiore benessere, well-being, e minori tasse. In pochi mesi Berlusconi diventa primo ministro. È l'inizio di un'epoca politica completamente nuova in Italia. Parte 3. La politica, gli scandali e la morte. Dopo la sua discesa in campo, nel 1994, Silvio Berlusconi avvia la sua lunga e complessa carriera politica, segnata da grandi successi e altrettante controversie. Il suo primo mandato come primo ministro si conclude nel 1996, quando la sua coalizione di centrodestra perde le elezioni. Lo stesso anno Berlusconi entra nello scandalo delle tangenti, bribes, alla Guardia di Finanza, la polizia fiscale italiana, che lo porta ad affrontare nuove accuse, new charges, di corruzione. E nonostante ciò, l'influenza delle sue televisioni e dei suoi giornali lo mantengono in una posizione di potere all'interno del sistema politico italiano. Nel 2001 diventa di nuovo capo del governo e resta in questa posizione fino al 2006. Questo è il periodo più lungo per un capo del governo in Italia. In questi anni Berlusconi cambia molte leggi, laws, che aiutano le grandi aziende, the big companies, ma non aiutano l'economia e le persone normali. Questo è anche il periodo in cui ci sono molti scandali su Berlusconi. Molte persone criticano Berlusconi perché usa le leggi
per proteggere se stesso dalle accuse di corruzione. E questo crea molte discussioni in Italia e anche a livello internazionale. Dopo un breve periodo all'opposizione, in cui non è al governo, Berlusconi ritorna al potere nel 2008, ma questo terzo mandato si rivela essere il più turbolento. Nel 2010 emerge lo scandalo Ruby, in cui Berlusconi è accusato di avere pagato per sesso una minorenne, an underage girl, Karima El Maroug, conosciuta come Ruby Rubacuori, e di aver usato la sua influenza per nascondere tutto, to hide everything. Questo scandalo, insieme ad altre accuse di feste e cene sessuali ad Arcore, la sua residenza privata, porta a un ulteriore peggioramento, worsening, della sua immagine pubblica. E nel 2011 la crisi del debito pubblico, the public debt, italiano, forza Berlusconi a lasciare il suo incarico, his duty, di primo ministro. In seguito, nel 2013, è condannato per frode fiscale, tax fraud, ed è espulso, expelled, dal Senato. Questi problemi fanno perdere molto potere a Berlusconi. Nonostante questi problemi, Berlusconi non si ritira dalla politica. Continua a guidare Forza Italia anche se il partito inizia a perdere consenso di fronte alla crescente popolarità di partiti di destra, più nazionalisti. In questi ultimi anni Berlusconi deve affrontare anche problemi di salute, incluse diverse operazioni al cuore. Nonostante le numerose accuse e condanne, ha continuato ad avere un ruolo nella politica italiana, resistendo ai tentativi di allontanarlo dalla scena politica. Durante la sua carriera, ha spesso detto di essere vittima di persecuzioni giudiziarie, judicial persecutions, una cosa che ha diviso l'opinione pubblica. In termini di rapporti internazionali, international relations, Berlusconi è famoso per aver avuto relazioni vicine con diversi leader stranieri, tra cui il dittatore, the dictator, libico Muammar Gheddafi, e il presidente russo Vladimir Putin. La sua amicizia con Gheddafi ha causato polemiche, critiche, a causa delle violazioni dei diritti umani, human rights, del regime libico. E tuttavia, Berlusconi ha sempre detto che la sua vicinanza, his closeness, a Gheddafi fosse necessaria per la sicurezza e l'immigrazione. La relazione di Berlusconi con Putin, presidente della Russia, è stata anch'essa oggetto di attenzione. I due leader hanno mostrato una forte amicizia pubblica con Putin, che ha visitato Berlusconi in Italia in varie occasioni, e queste relazioni hanno sollevato domande sulle decisioni politiche di Berlusconi e sulla sua visione della politica internazionale, soprattutto dopo l'inizio della guerra in Ucraina. La sua morte, avvenuta il 12 giugno 2023, è la fine di un'epoca. Controverso, controversial, carismatico e senza dubbio influente, Silvio Berlusconi ha lasciato un segno indelebile sulla storia italiana, sia come imprenditore che come politico. La sua eredità, his legacy, continua a dividere le persone. Ma non c'è dubbio che il suo impatto sulla società e sulla politica italiana, e molto nel male, sia stato profondo e duraturo, lasting. Thank you.
Se vi è piaciuto l'episodio, lasciate una review positiva su Apple Podcast e vi ricordo che su TP trovate la trascrizione dell'episodio con le parole più difficili. E sempre sul sito potete finanziare e supportare il progetto con una piccola donazione. Se invece volete commentare l'episodio, potete iscrivervi alle pagine Instagram e Facebook e condividere l'episodio. Come sempre, non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi, facciamo cultura insieme. A presto. Ciao.